molto soddisfatto e orgoglioso del lavoro che insieme al mio staff stiamo facendo sin da agosto. E giocare queste partite adesso con il cambio, diciamo, delle temperature non è sempre facile. E questo è stato comunque un campo difficile, il sole batteva forte sin dall'ingresso nella struttura. E anche nel riscaldamento non è sempre facile per i ragazzi entrare subito, poi in partita nei primi minuti, perché comunque c'è la pressione, c'è l'ansia della partita, poi c'è il caldo che non aiuta. Sono le prime partite, ecco, con queste temperature, chiaramente devono abituarsi, però poi alla fine. Dal momento in cui l'arbitro fischia il calcio di inizio, queste cose non valgono più. Si pensa alla partita, si pensa a giocare e a fare bene. Ci arriva il vantaggio del Barletta, percussione di Carlucci che serve Favullo che stoppa e calcia da fuori, che termina sullo 0-1 per il Barlettani. E difatti pronti via per la ripresa, Barletta che al sesto trova il raddoppio con Crudele che batte Cea eludendo la pressione di un difensore. Al 38esimo il Barletta cala il 3 con una ripartenza fulminea con Carlucci che serve sulla destra Belladonna che va a calciare a giro e trova la buca d'angolo per il 3-0, calcio champagne per i biancorossi. E qualche minuto dopo concesso anche un rigore al Barletta con Falconetti che se lo conquista e lo trasforma dagli 11 metri per il gol del 4-0. Primo tempo non è stato giocato secondo me al meglio, abbiamo sprecato troppi gol, ci sono state troppe occasioni, ci siamo sbagliati sotto porta. Poi secondo tempo con le forze fresche siamo riusciti a chiuderla. Finisce così, altra vittoria per il Barletta in trasferta. Rullo compressore per la squadra di Mister Carbone che continua a macinare punti in questo campionato. Le parole per giudicare la prestazione di questi ragazzi stanno ormai terminando e vedremo se termineranno con la ciliegina sulla torta nelle prossime 2 giornate. Sì, ogni partita è una finale, questo è un campionato difficile, anche oggi qui è stata una partita complicata, siamo partiti subito bene, abbiamo trovato subito un bel gol con Francesco Favullo, poi siamo stati secondo me un po' troppo precipitosi, ci abbiamo messo un po' più di fretta nelle giocate, abbiamo lavorato poco l'ampiezza, lo dovevamo sfruttare di più, siamo stati, quando parlo di essere stati precipitosi, un po' più sull'ultimo passaggio, perché infatti. Nonostante tutto questo, penso che il primo tempo abbiamo creato barra 7, 8, 9 occasioni da gol. Poi il secondo tempo, parlando con i ragazzi hanno capito, ci hanno messo più calma, siamo riusciti a muovere palla con molta più tranquillità, siamo riusciti a lavorare sul loro lato debole e poi siamo stati bravi a chiudere la partita e a portarci una partita a casa, penso, più che meritata. Sicuramente abbiamo azzeccato l'approccio, abbiamo fatto subito gol, però poi siamo caduti un po' nella sottovalutazione dell'avversario. Secondo me abbiamo iniziato a sbagliare qualche giocata, ma nonostante ciò ci sono stati degli episodi favorevoli, abbiamo colpito una traversa, i ragazzi comunque hanno fatto di tutto per allargare il risultato. Non ci siamo riusciti al primo tempo, poi nella ripresa abbiamo fatto sicuramente meglio.